130.000 persone contagiate ieri, probabilmente sono molte di più. Nella realtà credo che dovremmo moltiplicare almeno per 2 o per 3. Quindi in Italia in questo momento ogni giorno ci sono circa 300-350.000 persone probabilmente che hanno il virus, quindi fondamentalmente sono positivi al tampone. Ma cosa vuol dire questo? È un dato che deve impressionarci, è un dato che in qualche modo ci deve fare paura, ma dovremmo abituarci a questi sali scendi. D'altronde l'evoluzione di questo virus, che come abbiamo visto continua a cambiare, continua a mutare, adesso siamo di fronte a una nuova variante che ha fatto per fortuna pochi casi tra India e altri paesi, che potrebbe un domani diventare predominante. Cos'ha la caratteristica di questa variante? Che è più contagiosa. Quindi qui lo scopo di questo virus è di contagiare sempre più persone, ma nella realtà contagiando sempre più persone, da una parte sicuramente ci sono dei casi e delle persone che hanno mal di gola, hanno la febbre, hanno il raffreddore, qualcuno evidentemente avrà anche la polmonite, però dall'altra parte consentono di generare immunità, che insieme alle vaccinazioni fa sì che oggi la popolazione del mondo possa affrontare questo virus in maniera molto diversa da quello con cui si affrontava 2 anni fa. Quindi la situazione è evidentemente neanche minimamente paragonabile, siamo di fronte ovviamente a tantissime persone che contemporaneamente hanno l'infezione, però per fortuna i nostri ospedali rimangono sì interessati dal fenomeno, ma almeno per le forme gravi non mi pare che ci sia nessun tipo di problema. Io credo che sia diventato totalmente anacronistico il bollettino dei morti, il bollettino dei casi ospedalieri, di chi entra con per Covid, cioè di fronte a questo virus così contagioso, credo che sarebbe arrivato anche il momento di evitare ogni sera il bollettino delle 18, però mi pare che manchi un po' la volontà politica. È fondamentale pensare alla dose di richiamo, dobbiamo da oggi metterci in marcia tutti, perché a settembre chi ha più di 60-65 anni, chi è fragile, faccia la dose di richiamo, perché oggi siamo ancora coperti per le forme gravi. Visto che siamo circa 6-8 mesi medi da aver ricevuto la terza dose, ma attenzione perché questa copertura vaccinale nel prossimo autunno inverno non ci sarà più, perché gli anticorpi decrementeranno, quindi bisogna fare molta attenzione. Infine, l'ultima notazione la voglio fare sulle mascherine. In Italia sembra che da quando abbiamo levato l'obbligo della mascherina ci sia l'obbligo a non utilizzarla. Non è così, ci vuole buon senso. Altri paesi, Francia e Spagna, reintroducono una forte raccomandazione all'uso della mascherina al chiuso, e mi pare che sia un atteggiamento condivisibile. Facciamo un paragone: siamo in questo momento in grave siccità in Italia, non è stata fatta una legge, una norma a livello regionale che vieta di bagnare le piante, si lascia al buon senso delle persone. Cosa vuol dire? Che io alle 4 del pomeriggio non posso lasciare la canna dell'acqua aperta nel mio giardino perché faccio del male all'ambiente in cui noi viviamo. E la stessa cosa vale per le mascherine. È chiaro che se vai in un luogo affollato, se sei una persona settantenne, è meglio che se te la metti la mascherina, oppure se sei in un immunodepresso, oppure in tante altre situazioni. Ci vuole tanto buon senso, cosa che purtroppo il nostro paese spesso manca.